spesso ho sentito e ho ascoltato alcune delegazioni di mamme rispetto sempre diciamo al problema dei ticket mense e della refezione scolastica. A me è dispiaciuto forse essere stata fraintesa, perché ciò che è stato fatto in giunta su mia proposta, ovviamente con il consenso del mio partito e di tutti gli altri partiti di maggioranza, è stato fatto diciamo in uno spirito di collaborazione e anche diciamo per ottemperare ad un principio di equità sociale, quello relativo appunto ad una suddivisione per fasce di reddito rispetto diciamo al certificato ISEE e non al CUD. Ci sono state una serie di polemiche, in verità, che io ancora oggi fatico a capire, stento a capire, perché rispetto ad un ISEE presentato ovviamente i genitori hanno pagato diciamo in più, ma considerando comunque il loro reddito. C'è anche da considerare un altro aspetto, che rispetto all'anno scorso, dove qui al Comune sono arrivate circa 200 domande per l'esenzione ticket, quest'anno abbiamo avuto 719 esenti, 762 paganti, per un totale di 1.481 bambini che usufruiscono della mensa. Di questi 762 paganti, 105 non sono residenti, almeno questo è il dato che io oggi posso confermare dopo aver proceduto all'istruttoria. Ebbene, io credo che le domande rispetto all'anno scorso per quanto riguarda gli esenti siano addirittura triplicate, da 200 siamo passati a 719, ragion per cui forse Aversa, evidentemente i cittadini aversani rispetto ad un anno si sono impoveriti, circa il triplo si è impoverito, ed ecco che allora a questo punto ho ritenuto opportuno, parlandone anche con il dirigente, di inviare il tutto alla Guardia di Finanza, perché è giusto che gli esenti non paghino, ma è anche giusto che diciamo su questa situazione non si faccia speculazione. Ed ecco che allora mi rendo conto che di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di fasce di reddito che in realtà sono state calcolate in base ad una retribuzione. Rispetto al dato iniziale, qualche settimana fa in giunta abbiamo anche previsto, oltre all'ulteriore 10% di sconto per il secondo e il terzo figlio di chi rientrava nella fascia per la quale pagavano e si paga anzi 33 euro, un ulteriore sconto del 30% e del 40% per il secondo e il terzo figlio a partire dalla terza fascia di reddito. Qualche mamma che ha parlato con me, anche diciamo qualche avvocato che è venuto qui proprio per e a supporto di alcune mamme, mi diceva se si potevano rivedere queste fasce di reddito. Anche questo ho cercato di appurare con gli organi competenti. A partire da gennaio, ovviamente per un problema di bilancio, faremo in modo di rivedere queste fasce di reddito e far sì che appunto diciamo possano diminuire. Però pensate che Aversa rientra tra i comuni virtuosi dell'agro, se consideriamo che per ogni bambino abbiamo la possibilità di offrire un primo, un secondo, un contorno, frutta, acqua e merendina oltre il monouso, ritengo che anche coloro i quali non risiedono ad Aversa pagando 4 euro dovrebbero essere contenti. Certo, qualcuno mi diceva che venendo da fuori platea, scusatemi, da fuori sede, pagava il doppio rispetto all'anno scorso, e allora a questo punto ritengo sia giusto, e questo nei prossimi giorni verrà fatto, di chiamare i sindaci che appunto diciamo dell'agro, o meglio diciamo quei bambini che pur venendo ad Aversa hanno residenza nei comuni limitrofi, cercando con questi sindaci di creare i presupposti e le condizioni affinché si possa portare avanti un protocollo d'intesa dove questi bimbi possano essere supportati ed aiutati dai comuni di residenza. Questo è l'impegno che io prendo e che porterò avanti, ma è impensabile che bambini non residenti nell'agro aversano possano comunque usufruire di diciamo di essere inseriti nell'ambito appunto delle fasce di reddito, perché questo sarebbe diciamo illegale, e io non potrei, una volta diciamo osservata la illegittimità della cosa, poter portare avanti un atto del genere. Quindi io faccio appello ai sindaci, che da qui a breve convocherò, affinché possano venire incontro all'amministrazione comunale d'Aversa e trovare un accordo che possa comunque portare avanti, come dire, i principi di lecità dell'amministrazione,
tutelando sempre nel pieno e nel rispetto, diciamo, delle regole, i bambini e quindi anche le famiglie.